Radioattivo ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Nell'ultimo episodio eravamo rimasti qui a Memoride, direi tranquillamente di andare avanti, ok? Stai kit parla del fatto che ci sta un astronauta, vuole far saltare in aria la città. Appunto, dove lo puoi vedere è il... è un membro del team Galassia. Qui ci saranno strumenti per secondo voi? Direi controllare. Sì. Ok, roccia di re. Ottimo. Sotto pure, forse? No. Vediamo se pure di qui in alto ci sarà qualcosa. No, a quanto pare no. Era solo quello lì, lo strumento nascosto. Allora, ok, quindi lotta contro il membro del team Galassia. Allora, ci manda un po' di fuoco, però penso che con un po' sì, per le vestoni mandiamo KO. Poi ho portato tutta la squadra del 36, quindi spero. Mi è venuto il dubbio. Sì, sono tutti al 36. E direi che posso usare tranquillamente diciamo lo strumento, cioè il loro fuoco, perché non era di tipo di tipo fuoco. Ok, diamo l'arcamoleto che era... ok, della, che abbiamo consegnato al comune dalla nonna di Camilla, cioè la signora. Ok, ok, a quanto pare qui parla di Azel, Mesprit e Yuxi. Perché se si parla, vedete, tre disegni assomigliano in un certo senso a al suo, cioè ai tre Pokémon dei laghi. Ok, affrontiamo Cyrus per la prima volta dall'inizio della partita, che abbiamo incontrato un paio di volte, però non l'avevamo mai, diciamo, combattuto. E ok, tre Pokémon. Il primo è la Sneasel. Vediamo se col terzo attacco... no, non riusciamo a andare a KO. Ma possiamo mandare Dante Sparkle, che lo farà al suo posto. Fulminanti a effetto, ok. Marco, ok, tipo volante buio, quindi fulminante dovrebbe essere molto efficace. Spero non vada a... ok, perfetto. E anche Cyrus va KO. Ok, MN03, che è Surf. Ottimo. Però penso che... sapete, non ricordo se... ah, ecco. Quindi, ok, ho risposto la Camilla, me lo manda, stavo per fare. Ovvero che non ricordavo se devo andare verso Canaripoli o verso Nevepoli. Però a quanto pare devo andare verso Canaripoli per il momento. Però per prima cosa curo la squadra, sicuramente, il che è cosa buona e giusta. Allora, sicuramente devo insegnare Surf.
Sì, la voglio insegnare a Rainbow, che comunque serve averlo in squadra come mossa. 65-95, direi che è decisamente più forte surf. Però volevo fare, non andare nella scheda allenatore, bensì nella sacca rimedi, perché per dare un po' di strumenti in giro. Allora, visto che per il momento Flamel è quello più, diciamo, che ci metterà più tempo a evolversi, però non è quello più lento. Quello più lento sarà Deco, quindi, però per il momento è quello più debole. Quindi per i vari strumenti che darò, che ho dato, andranno la maggior parte a Deco. Allora, devo fare un po' gli acquisti sicuramente. Allora, iperpozioni ne ho 2. No, non ne devo comprare 78, bensì 8. E 4 super pozioni. Vitalizzanti 3. Diciamo che pure fuoco ne ho 10, quindi non mi interessano. Repellenti 10, non so perché non ne sto. Vabbè, sì, perché devo passare il tempo a livellare e quindi non, per quello non ne ho utilizzate. Quindi direi che possiamo tranquillamente andare verso Canalipoli. Sicuramente utilizzerò finalmente il vario rivitalizzanti. Eccolo qui. Condividi esperienza per il momento ancora non serve. Ok, mi ero scordato di questo marinaio che ha Pokémon di tipo acqua. Vediamo se ce la faccio. Sì, perché ha fallito. Meglio Machoc, ok, meno male. Pure bruciato, meglio per noi. No, io però voglio, no, perle non le devo prendere al momento. Voglio allenare quanto più possibile Flamella, perché più che altro perché è fondamentale. Prima di neve volevo farlo evolvere. Fuoco bomba. Ottimo, direi al posto di braciere. Magnemite. Vediamo un po' se fuoco bomba effetto. Sì, perché diciamo che è molto difficile renderlo. Diciamo, fuoco bomba è molto facile che fallisca. E abbiamo aumentato i pp di fuoco bomba. Allora, un'altra domanda che magari volevo farvi è di magari rispondere ai miei commenti cosa ne pensate, è di quella di se volete di catturare tutti i Pokémon nel Pokédex. Se vi va, comunque fatemelo sapere qui nei commenti. Non vi assicuro di farcela, però perlomeno ci proverò. Pokémon livello 39 addirittura. Veramente, veramente livelli altissimi. Ok, vediamo in quanto tempo riuscirò. No, davvero ragione di tipo ghiaccio, quindi non mi crea chissà quanti problemi. Ottimo. Gyarados sta, la vedo difficile. Infatti farò cambio Pokémon. E direi di andare avanti con Fulmidente. Ok, perfetto. Ah, potevo tranquillamente
Ok, non credo di potercela fare. Ok, andiamo avanti. Sempre dei fulmidenti. Bello 38 per Flamel. E Lello 37 per Sparkle. Manda sempre Gyarados. Io lascio davanti e Sparkle. Ok. Per pozione, ottimo. Invece per quanto riguarda questo lavoretto qui, conviene fare questo percorso qui senza dover entrare e salire troppe volte nell'acqua. Ok. Ah, ok, l'aggiornamento del Pokédex, quindi ci darà la possibilità di avere di vedere le differenze dei sessi tra maschi e femmina. Allora, sicuramente devo andare al centro Pokémon, posare Mentrent, perché alla fine di questo episodio avremo un nuovo uovo, ovvero che conterrà l'ultimo membro della squadra. Quindi possiamo posare Mentalent. No, non volevo scendere. Volevo parlare con lui. No. Ok. E ecco qui. Ok, quindi combatteremo prima contro Barry. Dio, vediamo se riusciamo a usare fuoco bomba. Ok, perfetto. Il che ci permette, non ho cambiato Pokémon come un fesso. Allora devo andare avanti Sparkle. E una sciocca, più veloce lui. Okay. Cambio Pokémon assolutamente, manda avanti Heracross, che essendo coleottero lotta, le mosse di tipo fuoco dovrebbero essere super efficaci. Allora manda Infernape, direi lasciare avanti Flamel e di cambiarlo con Rainbow. Surf tutta la vita e attacco rabbia. No. Spero che sopravviva. No. Ok, mando avanti ora. No. Come un broccolo lo. Non lo curo. Cioè, come un broccolo lo. Non ho fatto bene la mossa. Allora attacco rapido. Ok. Come non detto. Però pistone. Ma ce la posso fare? Ah, a far salire l'Elo 40 velocemente. Ora no. Level 39 volano finalmente. Sì. Ok, ora è il momento di andarci a allenare all'Isola Ferrosa. Se non prima, dopo aver curato la squadra. Ok. Quella casa al marinaio poi un giorno sarà utile per altre vicende. Ok, Isola Ferrosa, siamo arrivati. Ho tolto mentalmente, sì, ok. Qui c'è una casa che sta sicuramente vuota e penso, ok, ci dà MN04, che forza, ok.
e sicuramente userò il repellente max. Spero che 10 passeranno. Spero di sì, però. Ok, repellente max, quindi. Cioè 10 era 9, quindi ora erano su diventati 10. Ok. Allenatrice. E manda un Raichu. Mi scordo sempre che ho fuoco bomba. Ah, quello strumento lì. No, devo fare tutto il giro di nuovo. Ok, con funnel di fuga. Ok, dovremmo funnel di fuga. No, non è qua. Ce la posso fare. Ok. Se avessi fatto bene il percorso già da subito, se non si presenta ok, qui scendo, quindi penso dovrò andare dall'altra parte e... qui ok, ok, quindi intanto troviamo qua giù giallo. Ero praticamente andato subito la parte giusta, quindi devo andare prima da quest'altra parte per, diciamo, gli strumenti. Ok, il primo è andato. Floazel si lascio davanti a Flamella. Ok, chiaro. Diciamo che Floazel, per essere un tipo, cioè per avere la poca difesa che ha, è molto forte. Ok, direi di usare sicuramente liber pozione. Abbiamo trovato copertura. Ok, finisce il repellente. Però, ok, un po' sono riuscito a farmi qualche passo senza incontrare selvatici. Ok, scesi, sperando che... ok, il nostro amico non è di qua. Direi di andare... ok, manca poco per il livello 40. Ok, strumento, troviamo un elisir. Siamo sicuri che non c'è sto strumento? Ma a quanto pare di qua no. Diciamo, strada fatta inutilmente. Lo so, sono più ansioso che altro. Più che altro perché non vorrei finire gli strumenti. Ok, fuoco bomba. E Flamella livello 40. E finalmente abbiamo il quinto membro della squadra evoluto. Ci manca l'ultimo membro che otterremo qui, il Ufuria. No. E comunque dicevo, manca l'ultimo membro della squadra che otterremo in questo episodio. L'ultimo, cioè tramite uovo. Ok, troviamo qui un pezzo stella totalmente a caso. Vediamo se riesco a risalire senza incontrare selvatici. Quanto pare no. Ok, direi di cambiare membro della squadra. Non penso sia il caso di lasciare davanti Sparkle, che la maggior parte poi che incontreremo saranno di tipo roccia, terra e acciaio. Appunto, dimostratesi questi due avventurieri. Ah, li volevo fare entrambi un colpo solo, però
per dire farò in due lotte separate. Andrò Styrix. Diciamo che spero sicuramente di ottenere, diciamo, quanti più punti esperienza con poco, però per più altro perché voglio far evolvere quanto più possibile la squadra, cioè voglio dire far salire di livello, perché ogni volta, cioè perché più si passa il tempo più difficile farla salire, perché mentre prima mi bastavano un paio di lotte per far preparare i livelli della squadra al livello successivo. Ok, manda capo. Ok, Gerud, però devi mandare KO quelli più difficili a battere, perché sennò a finire non ce la faccio. Ok, qua il Machoke penso. Ok, meno male. Ok, lui intanto va KO. Ah, tutti vanno, ci vanno. E ce l'abbiamo fatta. Allora, la cosa buona di Marisio e di comunque qualunque allenatore che ci accompagna nell'avventura è questa, che ci mantiene allenata la squadra. Vediamo se... Ok, lo so, potrei catturare anche Styrix, però sempre per quel fatto che vi dicevo della degli allenamenti della squadra. Però c'è un però, la cosa non è che mi va proprio genio a genio, perché diciamo alcune cose preferisco farle di allenamenti, cioè, diciamo tramite scambi e allenamenti vari. Allora, se non ricordo male, l'isola ferrosa l'avremo quasi finita di esplorare. Chiarola. Proviamo. Ok, livello 39 per Rainbow. Manca un livello solo per finire l'allenamento anche di lui. Non credo, anzi dubito altamente, di riuscire a portare il livello di tutta la squadra al 40 prima della palestra. Però diciamo abbiamo fatto un buon allenamento. Spero di farci per prima di Nevevoli. Ok, spero. Ok, di non mandarlo KO. Invece ho pensato Waxair. Ok, mi sono addormentato. Quindi cosa sicuramente devo fare è prima svegliarlo, poi curarlo un minimo, perché anche perché ho perso più di 100 PS, e poi mandarlo giù. Ora sicuramente, ok, alle 40 si addormenta. Però è Popodas. Però cioè dovrei farci anche un Deku. E devo ricordarmi di andare a recuperare il MT con terremoto dentro alla, diciamo, al casino, cioè al casino voglio dire, al centro commerciale Europevoli.
vediamo se ce la faccio. Ok. E secondo membro a livello 40. Un semplice coccio rosso però. Ok. Ok, quindi a quanto pare ora dobbiamo lottare di nuovo con il team Galassia. Qui lo stiamo contando un po' troppe volte in questo episodio. Sempre. Ok, quanto pare, meno male non attaccano noi. Questa è tosta perché. Ah, ok, meno male che ci ho pensato Lucario. Pure quanto riguarda Stanchi, l'era 37 per Deku. Ok, qualche PS, non so quanto, ok. Ah, è vero perché diciamo è diventato molto amico nostro Torterra, perché cioè avendocelo all'inizio del gioco e il ritorno, più l'amico diventa, cioè più il povero diventa amico nostro e più il ritorno si rafforza. Ok, uovo ottenuto in squadra, meno male. Direi tranquillamente di scendere di qua, di salire e di recuperare sicuramente questo strumento qui, che è una pietra brillo. Qui ci sta qualcosa di utile, metal coperta, che serve per far evolvere il nostro amato Onix o Sider. Ok, torniamo a Canalipoli. Allora, direi che per il prossimo episodio faccio schiudere l'uovo. E spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, comunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.